Siamo al volante della nuova Audi A4 per fare un focus sull'infotainment, perché è completamente rivoluzionato. Non c'è più, o meglio, c'è ancora MMI per quanto riguarda il nome, ma l'interfaccia completamente nuova. Abbiamo questa sorta di tablet in plancia, abbiamo la riproduzione anche con un grosso LCD nel cruscotto davanti ai miei occhi. Molto interessante la possibilità di ingrandire o rimpicciolire gli strumenti. Possiamo personalizzare quello che si può visualizzare dentro agli strumenti per avere delle informazioni a nostra misura, su misura. Possiamo zoomare la mappa con il pulsante qua a sinistra, e se schiacciamo questo pulsante sul volante possiamo andare a vedere le informazioni sul consumo, sull'autonomia, dei messaggi d'avviso, modificare la sorgente, anche quello che stiamo ascoltando, vedere le informazioni sul telefono oppure tornare proprio alla mappa. Ma le novità non si fermano qua, perché se andiamo a vedere l'interfaccia del sistema infotainment, vediamo come è stata tutta completamente rinnovata. Mi piace anche il sistema di comando, questa rotellona con la possibilità dell'indietro, del menu, di due tasti funzione e di queste scorciatoie che ci portano direttamente alle quattro funzioni. Molto bella, ripresa un po' da BMW, ma intelligentemente ripresa, la funzionalità di questi tasti sono 8, sono scorciatoie che sono touch, quindi se andiamo a sfiorarli vediamo qua le funzionalità ai quali sono abbinati, in questo caso non sono abbinate a niente, ma è una possibilità che dà questo sistema, per poi andare a avere 8 scorciatoie. Qua nel bracciolo porta oggetti abbiamo tre cose interessanti. Le prime due sono le USB, vedete, possiamo collegare fino a due cavi, poi c'è l'ingresso ausiliario. La seconda cosa interessante è questo carica batterie standard QI wireless, quindi se avrete un dispositivo, penso ai nuovi Samsung per esempio, il Note 5, l'S6, che hanno la ricarica a induzione, anche molti Lumia, c'è la possibilità di ricaricarli semplicemente appoggiandoli lì sopra. Ma le novità non sono finite qua, perché c'è la possibilità, collegando un iPhone, di attivare Apple CarPlay. Abbiamo già visto, abbiamo già fatto il focus su Apple CarPlay, e non solo, perché collegando un Android, come sto facendo io con questo LG, c'è la possibilità di attivare, vedete, Android Auto, e vi faccio vedere anche l'interfaccia di Android Auto. Vedete qua le informazioni di Google Now, con la possibilità di navigare non in maniera touch, perché non è un touchscreen, ma sempre con la rotellona. Ma adesso stacchiamo i cellulari, andiamo a vedere invece l'interfaccia del sistema. Abbiamo la possibilità di visualizzare e modificare le impostazioni della vettura, la possibilità di personalizzare qua il suono, magari vi faccio vedere anche il menu come è organizzato. Andiamo indietro, la navigazione l'abbiamo vista prima sul cruscotto centrale, ma ovviamente la navigazione può essere riproposta anche qua sul display dell'infotainment. Comunicati, comunicazione, riceve sia informazioni sul traffico sia in FM sia in digital audio broadcasting. C'è la possibilità di attivare dei promemoria, sistema vocale interattivo, ausili al parcheggio. Cosa sono? Sono semplicemente i sensori di parcheggio. Qua siamo sempre nelle impostazioni, torniamo indietro di uno e andiamo a vedere la radio, l'interfaccia. FM e DAB sono intelligentemente uniti in un'unica lista di stazioni. Torniamo indietro, media. Allora, io ho cercato in questa A4, ma non ho trovato il lettore CD. Forse c'è, sì, è lì nel cassettino, lo vedete, con la possibilità di inserire la SIM card per la connettività nell'auto e due SD. Probabilmente una è occupata dalle mappe di sistema e l'altra a disposizione per inserire la vostra musica. Torniamo indietro. Ovviamente la possibilità di collegare il telefono, la navigazione con turn by turn oppure la mappa direttamente qua sul display. Volevo vedere una cosa, se era possibile, sì, inserire le lettere tramite touchscreen. Vedete, basta andare a disegnare la lettera qua sopra e il sistema automaticamente va a selezionare dal database quello che corrisponde all'inizio della parola che stiamo scrivendo. Mi sembra un approccio molto smart. Ovviamente possibilità di visualizzare anche qua la cartina,
muovendo a destra la wheel si aprono delle ulteriori impostazioni. Andiamo sempre al menu principale, perché le ultime tre funzioni sono una relativa al connect, la macchina è connessa, abbiamo visto prima c'è la possibilità di inserire una sim in macchina, con le news si possono selezionare le fonti delle notizie, con il meteo in vettura, prezzi carburanti, notizie online, eventi in città, insomma tutte le informazioni, vedete, che si possono avere grazie alla connessione internet. Immancabile Twitter e anche immancabile Google Earth, molto comodo in realtà in macchina per vedere se la destinazione che abbiamo impostato è effettivamente quella che stiamo cercando. Torniamo indietro. L'interfaccia smartphone che permette di collegare, abbiamo visto prima, un iPhone oppure un Android Auto, e qua la schermata relativa alle impostazioni. Insomma, un sistema infotainment che non vedo l'ora di provare su una vettura di serie. Speriamo di averla in prova, e qua preghiamo Audi, perché ha un sistema infotainment veramente molto interessante, molto connesso, al passo coi tempi, direi.